Ciao, sono Chiara Fiocchi di Team Artist e in questo video parliamo di due cose apparentemente scollegate ma che casualmente accadono proprio negli stessi mesi. Per prima cosa, come sempre, ti ricordo, se non l'avessi ancora fatto, di cliccare sul tasto iscriviti sotto a questo video per iscriverti al nostro canale e di cliccare la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che pubblicheremo un nuovo video. Come saprai, in questi mesi è stata approvata il disegno di legge legato alla riforma del terzo settore e stanno uscendo piano piano i decreti attuativi che di fatto implementeranno l'attuazione di questa nuova legge. Praticamente nello stesso periodo invece il CONI ha fatto una delibera che ha portato alla istituzione del nuovo registro del CONI. Tu dirai, perché queste due cose sono collegate? In realtà, appunto, non lo sono in maniera diretta, però leggendo approfonditamente la riforma del terzo settore e studiando ovviamente come funziona il nuovo registro del CONI, abbiamo notato delle coincidenze. Infatti, la riforma prevede l'istituzione del nuovo registro unico nazionale degli enti del terzo settore e sostanzialmente, in modo molto articolato che potrai capire leggendo il nostro libro, porta moltissime associazioni a iscriversi a questo registro. L'iscrizione a questo registro, e quindi quali saranno le informazioni richieste, i dati che dovranno essere inseriti, ancora non li sappiamo, non esiste ancora neanche un decreto attuativo che istituisce ufficialmente questo registro, quindi non siamo oggi in grado di dirti quali dati dovranno essere inseriti, anche se per quello che dice il disegno di legge sappiamo che le informazioni che verranno richieste saranno molto di più di quelle che oggi invece vengono date. Parallelamente il CONI ha fatto invece una delibera che istituisce appunto il nuovo registro. Voi sapete che le associazioni sportive dilettantistiche di fatto non sono coinvolte in maniera diretta da questa riforma, anzi per loro è stata lasciata la possibilità di poter utilizzare tutte le attuali leggi presenti, tra cui la legge 398 per il regime fiscale agevolato, che invece viene abolita per tutte le altre. Quindi il CONI è riuscito, grazie alla sua importante opera di tutela degli interessi delle società sportive, a garantire alle associazioni sportive di non essere sostanzialmente direttamente coinvolte, però ha dovuto, o comunque ha deciso, di istituire questo nuovo registro. Se voi avete una società sportiva saprete bene che in realtà un registro già c'era, era un registro incompleto, con degli errori, con molti doppioni, era un registro che sicuramente aveva dei problemi, però poteva essere modificato e sistemato. E invece il CONI ha istituito un nuovo registro e attraverso questo nuovo registro chiede moltissime nuove informazioni in più. Alcune sono oggi considerate facoltative, ma sappiamo bene che nel momento in cui queste informazioni vengono richieste, anche se non obbligatorie in questa prima fase, è molto molto probabile che lo diventeranno successivamente. Ed è importante conoscere quali sono i dati richiesti dal nuovo registro del CONI, perché secondo noi con tutta probabilità le stesse informazioni verranno richieste anche a coloro che si iscriveranno invece nel registro unico nazionale degli enti del terzo settore. In questo modo si riesce in un sol colpo a mappare, avere dati e informazioni di tantissime associazioni italiane. Questo è importante, utile per alcuni versi, ma sicuramente espone le associazioni a dei pericoli, soprattutto se i dati che vengono inseriti non sono corretti o comunque sono fatti in maniera approssimativa. Per questo, in particolare per le società sportive, abbiamo predisposto questo documento che si chiama appunto i trabocchetti del registro del CONI. È un documento segreto che stiamo consegnando solo a coloro che partecipano ai nostri eventi live. Abbiamo però comunicato già quelle importanti novità previste anche all'interno dei nostri canali e sicuramente è un tema che ci vedrà attenti a informarvi nei prossimi mesi su tutte le novità. È importante quindi conoscere quali sono le informazioni richieste dal nuovo registro del CONI, perché conoscendo queste vi renderete conto di quali sono la mole di dati e informazioni che oggi vengono richieste alle società sportive e che con tutta probabilità domani verranno richieste anche agli enti del terzo settore. Seguiteci sui nostri canali, sul nostro blog e attraverso il nostro gruppo Facebook per i super dirigenti. Sotto questo video trovate tutte le informazioni e il link per poter acquistare invece il libro sulla riforma del terzo settore. Noi ci vediamo presto, ciao, alla prossima!